Questa interpellanza era stata depositata ad ottobre, poi per una serie di motivi fino ad oggi non siamo riusciti a discuterla. Diciamo che in parte purtroppo l'assessore ha già dato risposte in merito, nel senso che ad oggi ci troviamo in una situazione per cui le nostre proposte non sono state ascoltate, i punti nascita sono chiusi e quindi in un certo senso è un'occasione più che altro per risollevare il tema, anche perché speriamo sempre che si cambi idea al riguardo. A tal proposito vorrei citare alcune affermazioni del Comitato di Porretta Terme, che dice: ancora una volta la politica perde un'occasione per dimostrarsi vicina ai cittadini, anzi penalizza proprio le realtà più lontane, più scomode rispetto alle città. E dice ancora: dobbiamo ribadire che le persone residenti in montagna sono considerate cittadini di serie B e che la Regione afferma che verranno messi in campo investimenti per potenziare gli ospedali montani e per mettere in sicurezza i futuri parti. Vogliamo crederci, ma secondo noi i protocolli messi in atto finora nel nostro territorio non garantiscono la tanto decantata sicurezza. Allora, le domande che ad oggi in realtà ancora ci poniamo e per le quali vorrei che l'assessore oggi rispondesse in realtà sostanzialmente sono due. Innanzitutto, oltre al famoso parametro dei 500 parti anno, quali standard di sicurezza tecnologici, livello di assistenza non sono stati rispettati negli anni dai punti nascita di montagna per arrivare a questa decisione, premesso che, come abbiamo detto in altre occasioni, il parere del Ministero appunto è un parere e non è vincolante, quindi come è stato fatto altrove si poteva decidere comunque di potenziare e investire sulla sicurezza per mantenere aperto comunque il presidio di montagna, i presidi di montagna. L'altra curiosità, perché ad oggi in realtà è una mera curiosità, cosa avrebbe comportato appunto il mantenimento dei punti nascita di montagna, cioè a fronte di un parere comunque non vincolante, quali sarebbero state e se ci sarebbero state eventualmente delle conseguenze. Grazie. Il Comitato ha valutato il rischio correlato alle distanze dai disagi che queste possono comportare e il rischio determinato da condizioni assistenziali e strutturali inadatte ad affrontare le possibili emergenze del parto, ritenendo quest'ultimo più cogente e determinante. Il Comitato nazionale ha sottolineato che solo una quota veramente bassa di donne potrà subire un disagio orografico che dovrà essere comunque attentamente valutato caso per caso per mettere in atto azioni per ridurre le eventuali difficoltà che le donne dovranno affrontare. Relativamente al percorso nascita, l'adempimento prevede tra l'altro l'applicazione di quanto previsto dall'accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2010 relativamente alla riorganizzazione dei punti nascita ospedalieri regionali. Un mancato adempimento può pertanto essere collegato alla mancata corresponsione di una quota, pari per le regioni come la nostra non in piano di rientro, ad 1% del fondo sanitario, circa 80 milioni di euro. È utile ricordare che non è la mancanza del punto nascita che porta alla denatalità, tant'è che la progressiva riduzione dei parti è stata registrata con punti nascita attivi, bensì è la denatalità che porta a condizioni di non sicurezza dell'assistenza al parto, che pertanto in tali condizioni è stata sospesa. Assessore, immagino sia superfluo ribadire che noi ovviamente la pensiamo in maniera completamente diversa da lei e dalle azioni, dalle politiche che sono state attuate in questi anni. Quando ci parla del parere negativo del Ministero, ci perdoni, abbiamo fatto già questa osservazione, secondo noi comunque è un parere che potrebbe essere stato influenzato anche dalla relazione che è stata inviata, che riportava tutti i fattori negativi che riguardavano i punti nascita di montagna e non specificavano bene, non motivavano con sufficienza i motivi invece per cui si doveva salvaguardare e mantenere questi punti nascita. Quando si parla di competenza del personale per mantenere gli standard di sicurezza, ci fa piacere che ci sia in atto un piano di assunzione, però è anche vero che a questo punto il piano di assunzione poteva essere elaborato anche nell'ottica di mantenere questi punti nascita, prevedendo, come abbiamo sempre ribadito, la rotazione del personale, proprio per far sì che
la manualità, l'esperienza, i parametri di sicurezza legati all'esperienza del personale venissero mantenuti, facendoli ruotare tra le varie strutture. Per quanto riguarda i bassi tassi di natalità, ha ragione, probabilmente non è solo l'assenza del punto nascita che fa abbassare la natalità, ma di certo non l'aiuta, e su questo sembra quasi una ammissione di colpa, perché effettivamente sono altre le politiche sociali che sono mancate a favore delle famiglie negli anni, che rinunciano a fare figli perché non riescono molto spesso a mantenere un figlio. Il timore di non riuscire a mantenere un figlio li fa portare a, proprio a non averne. E un paio di osservazioni anche per quanto riguarda il discorso del partorire lontano. Lei dice che molte donne spontaneamente scelgono di andare a partorire in strutture più lontane. Purtroppo a noi sono arrivate tante segnalazioni di, chiamiamola moral suasion, comunque di donne che venivano invogliate ad andare altrove e a non partorire nel luogo più vicino a loro. Questo sicuramente, in una donna in gravidanza, generare dei timori legati alla sicurezza del proprio parto, è ovvio che poi spontaneamente decide di andare altrove. Così come le ricordo che tutti i corsi preparto, e ne so qualcosa, lo vedete anche voi, ti chiedono e ti dicono di rimanere nell'ambiente più confortevole fino a quando non si è ad un certo punto dell'inizio, dei prodromi del travaglio. È ovvio che una struttura più accogliente di casa propria, per poi recarsi il più vicino possibile a partorire, non esiste. Quindi anche le alternative legate ad esempio al MIRE, che ha anche delle soluzioni di residenze di accoglienza delle donne, sicuramente non è mai confortevole tanto quanto casa propria. E così, un paio di osservazioni, mi perdoni se vuole anche un paio di battute. Mi dispiacerà qualora mi invitassero in montagna a partorire, a visitare le località intorno a maggio, non poterci andare, per non rischiare di dover partorire in ambulanza come hanno fatto altre donne. E complimenti per il coraggio a candidare la Lorenzin proprio in un collegio dove avete chiuso un punto nascita.